apre questa edizione di Milano Moda Donne e quali sono le principali novità? Beh, il clima è sicuramente un clima positivo perché nonostante quello che sta succedendo nel mondo, la moda italiana, i grandi brand e i brand in generale stanno performando bene. Per esempio, noi aspettavamo per il 2016 83 miliardi e 600 come fatturato finale, ma gli ultimi dati parlano di 84 miliardi, quindi con una crescita dell'1,9 rispetto al 2015. Nei primi sei mesi del 2017 ci aspettiamo un 0,8% di crescita, quindi crescere in questo momento credo che sia un segno forte. Il prossimo appuntamento di settembre sarà quello cruciale per la moda italiana. Avete già un progetto, qualcosa in particolare, se ci può anticipare? So che giovedì ci sarà l'incontro a Roma con il Comitato della Moda e dell'Accessorio. Oddio, per la moda ogni stagione è cruciale, perché noi ogni stagione rimettiamo un po' tutto in discussione. Poi in realtà nel 2017, in settembre, ci sarà, oltre alle nostre Fashion Week, anche le fiere che saranno in quei 10 giorni, cioè tutto sarà molto più ravvicinato e succederanno in città tante cose, sempre negli ambiti della moda, dei brand, di quello che rappresentiamo. Quindi sarà sicuramente una Fashion Week eccitante, ma direi che anche questa si presenta molto molto interessante. La sostenibilità è uno dei punti fermi, insomma, anche del suo mandato. State studiando un evento in particolare, probabilmente anche per settembre? Sì, ci stiamo pensando, vogliamo fare qualcosa sulla sostenibilità, stiamo pensando a un evento per settembre, lo stiamo un po' mettendo a punto, speriamo di riuscire a fare qualcosa di veramente impressive, come dicono gli americani, di forte. Il protocollo sulla sostenibilità sta continuando ad andare avanti e a che punto siete? Stiamo seguendo i nostri tempi, che erano quelli che avevamo dettato all'inizio. Abbiamo iniziato col manifesto del 2012, le linee guida sulle sostanze tossicologiche pubblicate in febbraio dell'anno scorso. Quest'anno pubblichiamo le linee guida sugli spazi retail e anche la prima parte delle linee guida sui processi produttivi. Così continuiamo fino al 2020, seguendo quel piano che ci consentirà di parlare in modo tangibile e di creare dei numeri di riferimento per tutto ciò che attiene alla sostenibilità, inclusa la sostenibilità sociale, ambientale, il riciclo e tutto quello che, diciamo, contribuisce alla tracciabilità, per dare un quadro pragmatico, misurabile della sostenibilità. Quali sono invece i vostri progetti attivi per l'incoming di designer stranieri nel calendario delle settimane della moda di Milano e in particolare che scadenze, tempi di scadenza hanno o di rinnovo? Ma ci sono tanti designer che arrivano da noi, molti nuovi. Noi per esempio nel nostro Fashion Hub Market non guardiamo alla nazionalità, accogliamo i più bravi e ci sono tantissimi stranieri. Anche nelle settimane della moda ci sono molti nuovi designer. In questa prossima Fashion Week avremo due designer sorpresa stranieri, anche una sfilata fatta in collaborazione con White, una con Mercedes-Benz, quindi stiamo lavorando proprio per portare molti stranieri in Italia. La novità è che Vionnet, un marchio così francese, viene a sfilare a Milano per la prima volta.